il volo di questa notte, tutta l'attività di questa notte e quella soprattutto di questa mattina ha dato ancora risultati. Abbiamo recuperato molti reperti in superficie, di questi una buona parte umani, che sono tutti adesso stati catalogati. Bisogna capire poi, attraverso anche esami approfonditi futuri, a chi appartengono. Dovete fare anche il DNA? Certamente sì, non è compito nostro del soccorso alpino, è compito delle forze dell'ordine, ma certamente chi ha in mano insomma attività investigativa e giudiziaria sicuramente sarà fatto tutto quanto, tutte le prove sui reperti. Adesso è facile pensare, almeno per noi è già una cosa conclamata e organizzata, nei prossimi giorni continueremo, come abbiamo detto, con questa attività di sorvolo, soprattutto con droni, e a ogni rinvenimento noi siamo pronti a intervenire, a recuperarlo, sempre in piena sicurezza, sempre in considerazione del fatto che sopra c'è ancora quella massa che comunque resta per noi ancora instabile. Questo è uno dei motivi, ma l'altro motivo è che è improponibile oggi fare un'altra attività di ricerca, non è più possibile scavare in quella massa che ormai si è consolidata, e non si riesce se non con mezzi meccanici, che in questo momento non è il caso di inviare sul posto. Rischiate di non riuscire a trovare tutto? Noi speriamo di sì, però guardate, sono accumuli grandissimi. Allora, gli accumuli che sono di detriti insieme a ghiaccio ed ad acqua che sono consolidati in basso, cioè sotto il limite del ghiacciaio, quelli possiamo anche dire che quelli saranno verificati durante l'estate e rimossi tutti. Quelli che sono sopra, soprattutto tutta la massa ghiacciata che è entrata nei crepacci, che erano molto larghi, allora, entrata per una profondità di 30-40 metri sotto i crepacci, e se lì ha portato dietro qualcuno, lì è molto probabile che quelle persone lì, sarà molto difficile individuarle. Stiamo anche cercando con tecnologie diverse, però sare tutte le tecnologie che possiamo avere, no? Da termocamere o così, possono fare attività a una certa profondità, ma non sicuramente a profondità elevate. Abbiamo accumuli in questo momento che variano dai 2-3 metri a più di 10 probabilmente, nei posti diciamo che fanno piccoli avvallamenti, per cui stiamo ogni giorno ad aspettare che risalga qualcosa in superficie. Se troviamo chiaramente un reperto, quella è una zona per noi primaria di interesse, e tutti i giorni seguenti continuiamo ad andare in quel posto lì. Quanto durerà? Impossibile dirlo, noi siamo pronti intanto tutta la settimana prossima sicuro, ma io dico anche per qualche settimana ancora, insomma. Aspettare anche che il caldo faccia tutta la sua attività di caldo e che sciolga qualcosa almeno in basso, per poter avere più possibilità anche di, e magari che faccia anche un'attività di consolidamento in alto. Avete visto che ci sono stati portati sia stamattina, adesso risalgono ancora i geologi e i nivologi della provincia autonoma di Trento. Loro chiaramente a ogni attività che svolgono a monte, dove c'è la massa, dove si è staccata la massa ghiacciata, loro fanno una relazione, perché sanno fare il loro lavoro, e quella relazione è quella che indica anche a noi se c'è una possibilità di intervento diverso da quello che stiamo facendo adesso. Comunque mi sta dicendo che, come dire, da qui a qualche settimana ancora potrebbero essere scoperti dei corpi. Io vi dovrei dire di no, ma non posso dirvi di no, okay? Perché sappiamo quasi con certezza, perché abbiamo visto crepaci che erano lì sotto gli occhi di tutti, molto larghi, molto profondi. Questi crepaci non esistono più, sono stati coperti completamente dal ghiaccio e dalle rocce, per cui se è entrato dentro qualcuno là dentro, è molto difficile riuscire a recuperarlo in tempi brevi. Senta, lei è il capo del soccorso alpino nazionale, oppure in qualche modo sembra provato? Io sono provato come tutti quelli che hanno vissuto queste due giornate, quella di ieri soprattutto. Per me non è la prima volta, io sono 40 anni che faccio queste cose, però
quando ci sono questi avvenimenti tragici, no, che colpiscono una serie molto alta di persone che poi dei conti erano lì per una loro passione, per divertirsi e per fare una giornata, piuttosto una giornata in libertà, la natura, e trovarsi in questa situazione qui e perdere la vita, soprattutto la trovo una cosa molto ingiusta.